Ciao e benvenuto in questa nuova video ricetta. Oggi facciamo un timballo di patate con la carne macinata e peperoni. Andiamo! Per questa ricetta ci serviranno 4 patate medie, una zucchina, un peperone, un cipollotto fresco. Tagliamo le patate a mezzaluna. La zucchina la facciamo semplicemente a rondelle. Prendiamo una teglia da forno e mettiamo l'olio d'oliva. Aggiungiamo le patate con le zucchine. Mettiamo un filo d'olio e con le mani le giriamo. Aggiungiamo paprika dolce oppure, se vi piace piccante, e aglio in polvere. Mettiamo il sale, e diamo una bella grattugiatina di pepe. Inforniamo a 180 gradi per 10 minuti. Ora prendiamo il peperone e lo andiamo a pulire. Andiamo a rimuovere il bianco all'interno. Lo tagliamo a listarelle e lo tagliamo tutto a pezzettini piccoli. Prendiamo il cipollotto e lo tagliamo finemente. In una padella mettiamo l'olio d'oliva, aggiungiamo il cipollotto, facciamo lo soffritto e aggiungiamo i peperoni. Mettiamo il sale. Copriamo e lasciamo cucinare qualche minuto. Ora aggiungiamo 500 g di carne macinata mista. E lasciamo cucinare. Mettiamo mezzo bicchiere di vino rosso e lasciamo sfumare. Ora aggiungiamo 2 cucchiaini di concentrato di pomodoro, mettiamo mezzo bicchiere d'acqua, un filo d'olio, copriamo e lasciamo cucinare 10 minuti. Assaggiamo se è buona di sale, manca, ha bisogno di aggiunta. Ci siamo, il nostro preparato è pronto, spegniamo il fuoco. Nel frattempo le patate con le zucchine sono pronte. Prendiamo una pirofila da forno 20x30 e mettiamo dentro le patate con le zucchine. Per questa ricetta ho scelto la prova affumicata, ma se a voi piace utilizzate anche la mozzarella o altro tipo di formaggio. La vado a tagliare a fette sottili. Vi
Ti sta piacendo questo video? Scrivimelo nei commenti. Ora mettiamo le fette di provola sopra le patate. Adesso mettiamo il preparato. Guardate che bei colori. Amici, se non siete ancora iscritti al nostro canale, fatelo ora, è gratuito, pubblichiamo ricette golose tutte le settimane. E se questo video ti sta piacendo, regalaci un like. Clicca sulla campanella per ricevere le notifiche che ti arriveranno ogni volta che pubblichiamo un video. Ora andiamo a compattare il nostro piatto. In casa avevo la panna, ho aggiunto 200 ml di panna. In alternativa potete utilizzare anche la besciamella. Ora andiamo a compattare. Tagliamo dell'altra provola e la mettiamo sopra a coprire. Mettiamo una bella macinata di pepe, una foglia di basilico e inforniamo a 180 gradi per 15 minuti. In cucina sul tavolo avevo una busta di taralli. Mi è venuta un'idea. Ne ho presi alcuni, li ho sbriciolati e li ho aggiunti sopra, che ci dà croccantezza al piatto. Andiamo a tagliare. Guardate che bella e quanto è buona e golosa. Ti piace questa ricetta? Condividila con i tuoi amici, ci daresti un grande supporto per la crescita del nostro canale. Grazie. Andiamo ad impiattare. Noi abbiamo abbinato semplicemente dei pomodori freschi, un po' di rughetta e la cena è pronta. Amici, come sempre, al termine del video vi lascio delle altre ricette consigliate. Ti aspetto nella prossima ricetta. Ciao!